Boh, pronti. Kragal, pronto? Pronto? Vado. Arriva. È buggato, via. Attacco base, basta, Pharos. Quindi l'autoattacco. Melee attack. Sì. E poi puoi andartene a fare un giro che fino a quando non lo batti non dobbiamo fare niente. Non fa Vabbè, skill. almeno fate danni, dai, che avete entrambi di... Ma non Ah no, fa con... skill sto Ah coso. no, con la staffa un cavolo. Eh no, più che altro è lenta la staffa. Cioè farà anche danno, se vedi faccio più danno io di lui. Guarda, siamo lì col danno. Sì. Solo che io sto il doppio a caricare. Adesso questo è un po' noia. Tenendo conto che sto girando un video e mettiamo tutto su YouTube, dobbiamo raccontare qualcosa di bello nel frattempo, perché sennò diventa un video parecchio noioso. No, taglia un po' di pezzi che stai meno, va. Ah, vabbè, lo velocizzerò. Comunque, no, vabbè, almeno tanto da dire bene com'è che funziona il boss, da descriverlo così, ce l'abbiamo come guida. Allora, praticamente cosa abbiamo fatto? Kragal si è messo davanti al boss, lui ha l'abilità di poter mettersi in stealth. E io mi sono messo su questo pezzo qua di davanti alla porta, insomma. Anzi, sì, qua, così. E mi sono messo a spammare questa skill qua, che si chiama Resurgence, su Kragal. In questo modo, quando Kragal fa il primo attacco sul boss, e io sto castando nel frattempo questa spell, praticamente genero più aggro io di quello che genererà Kragal, colpendo il boss. Cosa faccio? La porta si chiude, io nel frattempo mi giro e corro qui verso la colonna. Kragal va in stealth e il boss praticamente cerca sempre di venire ad attaccare me, ma rimane bloccato nella porta. Nel frattempo da dietro la porta si può colpire comodamente con l'arma bianca senza generare ulteriore aggro, quindi il boss continuerà a cercare di venire ad attaccare me. Nel frattempo il resto del party può andare avanti e attaccare il boss. Ecco, purtroppo è un metodo molto 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 lento per fare il boss, però così si fa. Sicuro. Com'è, Cioè, spiegato quelli bene? che si trovano all'interno della stanza, come in questo caso io, Kragal, c'era una piccola inesattezza. Nel momento in cui tu mi fai il resurge sopra e io attacco, automaticamente siamo noi due che stiamo prendendo agro. Sì. L'agro, l'inesattezza sta nel fatto che l'agro cade su di me, Ah, sì, beh, principalmente. cade Ecco, io su di me cosa solo quando va in faccio? Aspetto stealth. che il boss arrivi a metà stanza. Una volta che il boss arriva a metà stanza, entro in stealth. Perché se lo faccio prima, che è troppo distante, poi dopo, andando in stealth, dovrebbe andare su di te, ma se è troppo distante non viene. Ok, perfetto. Questa è una cosa ben più chiara, allora. Kragal deve essere più o meno a metà stanza prima di poter andare in stealth, in modo tale che nel frattempo il boss, una Il volta che boss Kragal è in all'interno della stealth, stanza. esatto, il boss deve venire ancora a cercare me, che nel frattempo sto correndo qui verso la prima colonna. Come vedete adesso Kragal sta lì in un angolino dentro una stanza, io devo starmene qui a fianco alla colonna, non dovrei muovermi assolutamente. Ecco, e con un po' di calma, pian piano, il boss scende. Hai visto? Io gli ho insegnato com'è che si fanno le cose e poi dopo loro, come giuste ricompense, mi mettono in castigo all'angolino della stanza. Senti, io è la terza volta che vengo a fare questo boss e mi infilo qua da fianco a sta colonna, umida, bagnata, brutta, sotto sta torcia che sembro di essere un po' un abbattone in mezzo alla strada, ecco. Almeno Boh, ieri c'è tanto questa stata... No, volta la faccio io, dai. dico, almeno ieri è stata una cosa tattica. Vabbè, sì, però serve questa skill qua di Vitalism. No, dicevo Kragal. Sì, Ah. sto io dentro. Tanto anch'io serve. Allora, sì. No, una cosa l'abbiamo... Molto Cioè... si fa esperienza. Comunque, per fare questo dungeon, in fin dei conti, cos'è che ci vuole assolutamente? Uno che vada in stealth.
E uno che abbia vitalismo con questa skill qua per fare questo boss qui. E vabbè, è uno con l'arco che faccia tanti danni per fare il secondo boss e mettersi da sopra. Bene o male questo dungeon l'abbiamo sempre fatto in 4, anche adesso infatti siamo in 4 e andiamo avanti tranquillamente. Ecco, forse in 5 sarebbe stato più veloce con qualcun altro che picchiasse. E non con la staffa. Boh, dai ragazzi, raccontate qualche aneddoto, sennò qui è morto. Vabbè, nel frattempo posso far vedere il primo Cosa vuoi piano. che ti dica? Ti dovrei fare la registrazione da quest'altro lato per farti vedere che bella scena. Sto Ah. guardando un film, uno che corre davanti a un muro. Beh, intanto faccio un primo piano del mantello con sullo stemma della Gilda. Molto swag. Sì, immagino possa essere un bello spettacolo anche da là. Ecco, no, io sto guardando due cretini che stanno prendendo a bastonate una porta. Bish, bish. Poi a meno di metà finalmente. Sì, comunque si impara a buggarlo, come potete vedere, insomma, è banalissimo. E poi soltanto tanta pazienza e questo si fa. Alla fine, per farlo così, in questo modo, con equipaggiati male, organizzati alla bene e meglio, insomma, il primo è il boss critico, non c'è un modo per buggarlo attualmente, e quindi si fa normale e le difficoltà si trovano infatti facilmente. Una volta fatto il primo, praticamente tutto in discesa. Basta sapere come si fa. Dai, dai. Sì, comunque con la staffa stai facendo più danni tu. Vabbè, insomma, fai un paio Sì, di ma sto missa anche. distruggendo io. Hai tirato. A un certo punto ha fatto 500 danni. Sì, lo so. È che è più lenta, che ha più tempo per caricare. 606 ho fatto, cazzo! Non so, a volte fai crittoni. La staffa, quella di Asa, dovrebbe essere ancora meglio. Fa male anche quella. Con sta musica e io dormo. Buonanotte. Ah, serviva un po' di tocco musicale, così non devo farlo io nel video editing. È giusta sta canzone, oh. Everybody was kung fu fighting.
l'accompagnamento musicale ha reso il tutto molto più leggero e piacevole. Eccoci qua. Sì, servirà a me. Vai, prenditeli. Gragar la chiave. E io la lunarite. Perfetto, e anche questo boss è fatto. Alla prossima.